Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi mostreremo la nostra ricetta dei biscotti al burro. Gli ingredienti sono 180 g di burro morbido, 250 g di farina 00, 50 g di amido di mais, 90 g di zucchero a velo, un uovo intero, una bustina di vanillina, un cucchiaino di miele. Per decorare possiamo usare delle ciliegie, delle gocce di cioccolato o lasciare i biscotti semplicemente così come li realizziamo. Servirà inoltre anche una siringa per dolci. Come vedrete, io toglierò il beccuccio e utilizzerò semplicemente un disco a forma di fiore. Questo perché l'impasto, nonostante si presenti morbido, richiede però una certa pressione per farlo uscire. Inoltre preparate una leccarda rivestita con carta da forno. Trasferiamo il burro e lo zucchero a velo in una ciotola e li lavoriamo con una forchetta o, se riuscite, anche con un frullatore elettrico. Ecco perché in questo caso è necessario che il burro sia a temperatura ambiente. Se necessario, usate le mani. Dopo aver unito zucchero e burro, uniamo l'uovo intero. Ci ritroveremo con un impasto alquanto molle. Ora uniamo l'amido di mais alla farina, la vanillina, mescoliamo prima ed ora uniamo la farina al composto, il nostro cucchiaino di miele e amalgamiamo velocemente. Concludiamo la lavorazione con le mani. Ed ecco come si presenta il nostro impasto, compatto ma allo stesso tempo molto morbido. Questo dovuto ovviamente alla quantità elevata di burro. Trasferiamo un po' alla volta l'impasto nella siringa e andiamo a creare i nostri biscotti. Come detto all'inizio, l'impasto si presenta morbido, però richiede una certa forza per farlo uscire. Quindi possiamo realizzare i biscotti singolarmente o anche realizzare un cordoncino e poi tagliarlo. Questi sono i biscotti. Oltre al classico bastoncino possiamo realizzare anche dei biscotti dalla forma un po' più sfiziosa. Sempre dal cordoncino ci allunghiamo un po' e lo sovrapponiamo. In questo modo. Poi concluderemo con una ciliegina, un chicco di cioccolato o anche semplicemente lasciarlo così. Decoriamo facendo una leggera pressione sui biscotti. Inforniamo in forno caldo a 180 gradi per circa 15 minuti. Ed ecco i nostri biscotti appena sfornati. Se volete potete anche ricoprirli con dello zucchero al velo. Con questo video Margi vi saluta e vi invita a iscrivervi al nostro canale per essere sempre aggiornati sulle ultime ricette pubblicate.